Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di abbigliamento tecnico che può esserci utile sia nel fai da te che nel nostro tempo libero, ma addirittura sul lavoro. Qui è già arrivato un bel pacco dall'azienda Warwick, azienda italiana che produce questo tipo di abbigliamento, e adesso lo apriamo e lo andiamo a vedere nello specifico. E quindi andiamo a vedere cosa contiene questo bel pacco. Abbiamo diversi capi d'abbigliamento che adesso togliamo e poi li vediamo insieme. Ho deciso di rifornirmi un pochino anche perché, lavorando spesso all'esterno, comunque anche d'inverno nei nostri laboratori, sappiamo che la temperatura non è sempre ottimale e quindi sicuramente con un abbigliamento idoneo possiamo anche riuscire a stare un po' meglio anche nei nostri laboratori, se non opportunamente riscaldati. Qui abbiamo una maglia da indossare sotto, che è stata tessuta in lana merino, che come sappiamo è una fibra che si ottiene dalle pecore di razza merino, ed è una lana molto ricercata, di altissima qualità. Vediamo che, seppur siano maglie ad essere indossate sotto i capi d'abbigliamento, sono veramente molto ben rifinite, e appunto si tratta di abbigliamento tecnico. In questo caso è una maglia lunga a giro collo termico che ha un range di utilizzo dai meno 25 ai 10 gradi centigradi, quindi direi che è veramente ottima d'inverno. Assorbe il sudore in eccesso, evita i colpi di freddo, trattiene il calore e fornisce un valido aiuto nella prevenzione dei dolori articolari. Io, che sono un bel rottame e ho dolori articolari a go-go, ne gioverò sicuramente. E ha tra l'altro anche un effetto antiparassitario, poiché la struttura del filamento impedisce l'accumulo di sporco. Oltretutto, la sofficità e la morbidezza di questa fibra attutiscono in modo eccellente le vibrazioni. Cioè, veramente è una cosa fenomenale. Tra l'altro anche molto bella esteticamente. Ovviamente poi è disponibile in diverse taglie, ma questo, se andate sul sito della Warwick, potete scegliere le taglie in funzione di quelle che vi servono. Poi qui abbiamo un altro modello di maglia, questa composta invece da un tessuto con fibra di carbonio e polipropilene. Sempre una maglia a manica lunga a giro collo. Particolarità di questa maglia è che, grazie alla microfibra di carbonio no shock, è in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, azzerare la proliferazione di batteri e svolgere una funzione antistress. E oltretutto è rispondente alle norme europee per i DPI antistatici dissipativi. Cosa molto particolare per chi ha la pelle sensibile è che il carbonio ha delle proprietà analgiche, che appunto va a renderlo vestibile anche per gli individui epidermicamente sensibili. Questa si presenta anche un po' più pesantuccia rispetto all'altra, anche questa è idonea dai meno 15 ai 10 gradi centigradi. Poi qui abbiamo un pantalone, anche questo composto di elastane e polipropilene, che ha una compressione graduata. Questa compressione graduata serve a stimolare il flusso sanguigno mantenendo la tonicità muscolare, quindi anche se stiamo in piedi per diverse ore ci aiuterà anche a avere meno dolori muscolari, comunque a stare anche molto meglio, arrivare a fine giornata molto più in forma. Questo addirittura idoneo dai meno 30 ai 5 gradi, quindi per condizioni estreme di freddo in inverno ci terrà bene al calduccio. È idrorepellente, antimacchia e inattaccabile dalle muffe. Quindi veramente molto particolare. Ed è unisex, quindi sia per uomo che per donna. Veramente un bel prodottino. Poi lo proverò e vi farò sapere anche più avanti come mi trovo. E poi, parlando di intimo, non possiamo non menzionare le mutande, perché d'altronde sembra una barzelletta, ma sono importanti anche loro. È giusto stare comodi in tutto e per tutto. E qui abbiamo delle mutande che hanno un filato rinfrescante che abbassa la temperatura di 2 gradi centigradi e comunque sono idonee da meno 20 ai 10 gradi, composte di elastane e nylon. Con le cuciture rovesciate promettono di essere veramente confortevoli e di evitare l'attrito sulla pelle. E poi, ultime ma non meno importanti, anzi forse tra le cose più importanti per chi sta molte ore in piedi, sono le calze. Qui abbiamo due modelli principali
di calze, ma sul sito ne potete trovare veramente un'infinità. Infatti è stato difficile anche scegliere perché ce n'erano talmente tante e per tutte le esigenze. Abbiamo queste che sono in fibra di eucalipto e queste invece che hanno dentro del carbonio, no shock, e dell'elastane e del nylon e del cotone. Allora, qui abbiamo la particolarità di avere degli inserti a strisce chiamati Klima Stripes in maglia extra traspirante e tessuto batteriostatico. Praticamente aiutano molto la traspirabilità del tessuto e quindi ci mantengono il piede fresco e asciutto. Sembrano veramente ben fatte e belle robuste e se veramente sono anche traspiranti per chi indossa scarpe magari anche antinfortunistiche per tutta quanta la giornata, sono veramente l'ideale. Ci sono ovviamente diverse taglie e colorazioni, sembrano veramente ben fatte. Range di utilizzo dai 15 ai 35 gradi, ovviamente disponibili in diverse colorazioni e taglie. Poi invece abbiamo queste qui in fibra di eucalipto, rinfrescante, che regola l'assorbimento e il rilascio dell'umidità. Hanno uno spessore del tessuto veramente esiguo e questo garantisce una vestibilità altissima, come se fosse una seconda pelle. Ed effettivamente si sente anche solo la differenza con queste qui, che sono quasi come fossero dei collant da donna, quindi molto vestibili e promettono di essere veramente molto comodi. E hanno un range di utilizzo dai 20 ai 40 gradi. Quindi, amici, io non ho resistito, ho già voluto provare a indossare la maglia e sembra veramente molto comoda e calda. Ora mi indosso anche il resto dell'abbigliamento e poi lo vado a provare. E poi magari più avanti vi farò anche sapere come mi sto trovando, sia sui social che anche qui nei commenti sotto questo video. Se vi interessano e se vi servono prodotti di questo tipo, vi lascio i link sempre in descrizione e nel primo commento dove potete andare a curiosare i vari prodotti che produce questa azienda, che vi ricordo è un'azienda italiana, quindi se possiamo favoriamo il Made in Italy. E se utilizzate abbigliamento tecnico, sia per il vostro tempo libero, per lo sport o per il lavoro, fatemelo sapere sempre nei commenti. Così magari apriamo anche una discussione e ci confrontiamo tra i vari prodotti disponibili sul mercato. Detto ciò, io vi saluto e mi vado a preparare per uscire e andare a lavorare. Ciao e buona giornata a tutti!